Vai. Anzi, bella partita, sofferta anche forse più del previsto, però semifinale raggiunta. Sì, diciamo che volevamo concluderla con più gol, dovevamo essere più cattive, però l'importante è essere passate e adesso lavoreremo su quello che abbiamo fatto qui. Tu sei tornata a fare una partita intera, insomma, dopo un po' di tempo, come stai? Ti vediamo abbastanza stanca, bella provata. Sì, era un po' di mesi che non facevo 90 minuti, però è bello anche fare fatica per ritrovare la forma, quindi speriamo vada sempre meglio. Oggi in campo con due sistemi, ti trovi meglio con le tre o con la difesa a quattro? Ma diciamo che mi va bene fare entrambi, però forse l'esterno è più il mio. Vincere aiuta a vincere, no? Tante vittorie consecutive dà morale, dà fiducia e consapevolezza. Sì, sicuramente, dobbiamo prendere sempre più consapevolezza di quello che siamo. E analizzando quello che stiamo facendo meno bene, quindi magari la concretezza che è mancata oggi ci porterà a vincere ancora. Senti, adesso c'è l'Empoli che è un po' a sorpresa, no? Ha fatto fuori la Fiorentina. Sì, noi dobbiamo pensare a quello che possiamo fare meglio. Può esserci l'Empoli, poteva esserci la Fiorentina, dobbiamo pensare a migliorare noi. Come ti è sembrato il Como, che nonostante sia una categoria inferiore, però ha fatto una gran bella partita? No, sicuramente sta facendo bene, c'ha delle buonissime giocatrici, hanno un bel gioco, ci hanno messo in difficoltà e facciamo un bocca al lupo per la Serie B. E quanta forza mentale soprattutto avete per portare avanti il doppio obiettivo, visto che siete seconde e in semifinale di Coppa Italia? Ma noi siamo un bel gruppo, siamo molto affiatate sia fuori che dentro il campo, quindi l'aspetto mentale sicuramente ci dobbiamo lavorare, perché si è visto anche oggi, ma sappiamo aiutarci in ogni momento, quindi lavoreremo anche su questo. Grazie. A voi.